Salve a tutti cari telespettatori e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano. Come potrete vedere, quest'oggi giocheremo a The Witcher. So che è stato un po' di tempo che non giocavo a The Witcher e mi sono un po' informato su quello che sarà quello che dobbiamo fare. Poi se questo mattonaio ci fa entrare in casa. Visima continua a espandersi e servono mattoni. Oh, finalmente. Perché devo parlare con Vashka. I signori dell'acqua sono vicini. Sì, signori dell'acqua, vorrei tanto capire chi sono. Su di loro non mi sono informato per non rovinarmi niente. Mi sono solo informato su dove ottenere i Un Sephiroth. alchimista di nome Kalkstein sostiene che voi sappiate qualcosa sul mago della torre e sulla sentinella. Un tempo, un potente stregone viveva nella palude. Il suo unico Penso compagno che era si il suo apprendista. riferisca al mago della torre, Tutto cambiò praticamente. E quando una donna entrò nella sua vita. quando mai? Sembra l'inizio di una fiaba. Ma la fine sarà ben diversa, poiché era una donna molto malvagia. Egli soddisfò tutti i suoi desideri e la donna si approfittò del suo potere. Chi era questa donna? Non è Donna. importante. Ti ascolto. Quando dice così sembra che L'amore sei tu. cieco segnò la fine del mago. Egli invocò forze che non poteva controllare e morì. Che mi dici della sentinella? L'amante del mago sapeva predire il destino e il mago creò per lei un mazzo di straordinarie carte dei tarocchi. Illustrò un evento futuro per ogni carta del mazzo. I golem proteggevano l'abitazione del mago. Quelli che sono sopravvissuti alla devastazione del tempo attendono ancora nel cimitero, dove riposano immobili. Uno di loro è la sentinella. Il più forte, Sì, il probabilmente. golem più Appunto. potente fungeva da sentinella. La carta della torre descrive come il golem possa essere riportato in vita. Così l'ingresso della torre verrà nuovamente aperto. Prendi questa carta. Non mi serve più. Va Poiché bene. attraverso di me Oh. parla la tradizione. Non ti serve più perché Tarocco della Torre figura una torre incendiata che è colpita da un fulmine e due figure che cadono giù dalla cima. Sì, praticamente devo andare a parlare con l'alchimista. Ma prima voglio andare a recuperare il penultimo Sephiroth, che non è molto lontano da qui. È esattamente in una grotta qui vicina. E nel mentre lo andremo a recuperare, cercheremo anche di fare un po' di esperienza. In quanto credo di essere un po' sotto il livello previsto. Perlomeno ho un po' questa impressione. Visto che ci sono delle piante che non riesco a battere in nessuna maniera. Allora, prendiamo la nostra bella spada d'argento. Come osi bloccarmi? Nessuno può bloccare Geralt. E recuperiamo i resti, che potrebbero servirci più in là per i componenti alchemici. Ok. Continuiamo verso la nostra bellissima grotta. Eh no, queste piante rocce sono le uniche che non posso affrontare. Scimmie. Posso mangiare le scimmie? Allora, qui c'è la grotta con dei L'ingresso di una caverna. morti affogati. Echinopsis si riposta a affrontare a te. Non andartene, bro, Geralt. Bene. Dai. A parte che non ricordo, queste piante erano deboli alle spade d'argento o a quelle normali? Mi sta venendo il dubbio, mi sa quelle normali però. Cioè no, mi sa quelle d'argento.
Vabbè, entriamo in questa grotta, lupi. I lupi sono abbastanza sicuro che siano per le spade normali. E visto che sono così tanti, direi che anche lo stile di gruppo va più che bene. Anche perché sono mostriciattoli da un XP. Oh, funghi Seawat. Questi non credo di averceli. A quanto pare li avevo perché non ho visto. Sì, ne avevo già qualcuno. Ok, andiamo a recuperare i resti dei lupi, che possono sempre essere utili. Fegato di bestia e pelle di lupo. Ok, recuperiamo anche questo. Ah, beh, ho finito anche un contratto. Jumpyore per incontrare. Dove incontrare Jean-Pierre per prendere la mia ricompensa. Come se io mi ricordassi dov'è tutta sta gente. Ok, abbiamo due vie. La prima mi sa sempre di fregatura, quindi vado direttamente alla seconda. E invece no, al contrario. Era la seconda questo giro, quella che mi sa che era la fregatura. Proseguiamo per di qua. Tra l'altro, se ben ricordo, qui in giro dovrebbe anche esserci un segno. Che buio. What? Right. Bravo che hai messo subito lo stile veloce. Mi ricordo che sti cosi qui hanno bisogno dello stile veloce. Che diamine? Geralt, non farti ammazzare! Tu sei più forte! Poi mi spiegate perché sto lupo si è messo in mezzo? Ok, sarcofago dell'Uruite. Vediamo un pochino cosa c'è. Il Sephiroth. Zaffiro. Soldini, grasso di cane. E due armi che non prendiamo. Anche perché tanto non le usiamo. Però effettivamente potrei prenderle per rivenderle. Però già ho gli slot occupati e non so quali valgono di più. Vabbè. Qui c'è il circolo delle pietre, ma lì c'è un lupo. Quindi eliminiamo il lupo. Se magari la smette di fare giri stralunghi. Ah, ma sono due, a parte con la spada sbagliata. E via i lupi, che sanno sotto attaccare. Lupi che ci hanno dato tantissima esperienza. Non so come farei senza quell'un punto esperienza al lupo. Sì, ovviamente sono ironico. Ma comunque mi piace sempre l'esperienza. Circolo delle pietre sospese. Ora abbiamo un nuovo simbolo, un nuovo segno, scusate, Quen, come diamine si pronuncia. Segno difensivo in grado di bloccare tutti gli attacchi e proteggerti dai danni. Scegli un segno dalla parte sinistra dello schermo e clicca con il pulsante destro per lanciarlo. Quen sparisce non appena lancia un segno, un altro segno o attacchi un nemico. Ok, in pratica è una barriera. Una barriera che però non possiamo utilizzare offensivamente. Io direi che ho notato che la mia vitalità è un po' bassa. Se la mia vitalità è un po' bassa, che pozione ce ne c'ho io? Miele bianco, gatto, bufera di neve. Sconosciuta. Devo andare a fare qualche pozioncina. Per farlo devo tornare in città, andare a comprare qualche base per pozioni decente e iniziare a fare qualche pozioncina.
E quindi usciamo dalla grotta, tanto in città ci devo tornare lo stesso. Guardiamo un pochino il Sephiroth che abbiamo e il Yesat, se ce l'abbiamo per strada. Lo andiamo a piazzare subito. Sì, infatti è lì. Ce l'abbiamo per strada e lo piazziamo. Che così ce lo leviamo dalle scatole. Vorrei evitare di affrontare nemici per il momento, ma a quanto pare loro non vogliono evitare lo scontro. Questi si va con stile forte. Per fortuna sti cosi qui crepano abbastanza in fretta. Che diamine? Perché è morto? È vero che sti cosi scoppiano? Oddio. Mi ero dimenticato che sti cosi scoppiavano e quindi mi hanno quasi ammazzato pure a me. Vedo che la mia vita è molto alta in questo momento. Andiamocene via. Da qui. No, droner, mi spiace, ma è un no. Quella che ho sentito è probabilmente una pianta e non voglio affrontare nessun tipo di pianta. Anche perché tutte sanno essere molto pericolose come piante. Il Sephiroth e l'obelisco si sono fusi assieme. Gli antichi incantesimi funzionano Ok, ce ne ancora. manca ancora solo uno. Non lo so dov'è il tuo gatto. Cos'è stato? Io. Cos'è stato? Niente da fare. E se non c'è niente da fare, non fare niente. Qui abbiamo il nostro Jean-Pierre. Un nuovo cliente. Benvenuto a Ops, bordo. non volevo fargli nessun segno Chi c'è? addosso. Sono qui Sono per qui da l'annuncio. quell'annuncio. Finalmente. Hai le pelli? Tutte quelle che vuoi. 10 pelli di lupo. Magnifico. Il titolo di Jägermeister reale sarà mio. In caso contrario, beh, diventerò un Cos'è mercenario. Jägermeister Ale? Arrivederci. Boom. Capo dei taglialegna, Yaren, potrebbe avere del lavoro per te. Vive ai confini meridionali della palude. Grazie. Cosa? Portami Quindi dall'altra qualcuno che parte. potrebbe avere Ti sei altro lavoro per deciso? noi. Pronto? Sì, sono pronto. Sì, alla città. T'ho anche già pagato, questo mi fregherebbe i soldi con ogni probabilità. Allora, in città. Per prima cosa riposare. Poi andare a consegnare un paio di cose. E poi andare a creare delle pozioni, perché ci servono assolutamente delle pozioni. Allora, il riposo non lo faccio qui perché è un brutto posto. Dannazione. Contavamo già finito. Sì? Niente, Arrivederci. ok. Quello che dovevo andare a fare. Andiamo a riaprire un attimino il diario delle missioni. Ci manca un Sephiroth, se ricordo bene. Questo non l'ho ancora fatto. Questo devo andare da Siegfried per ricevere la mia ricompensa. Quindi andare da Siegfried Kalkstein. No, c'è qualcosa che non mi quadra. C'è qualcosa che non mi quaglia. Nel glossario, dov'è il glossario?
qui. Oh, appunti di Falkenstein. Quello di Vashka dovremmo averlo già. Quello delle fogne mi sa che l'abbiamo preso pure, che era nel mostriciattolo. È stato dei Melite che l'abbiamo pregato. Quello della caverna è quello che abbiamo appena recuperato. Poi vabbè, quello del destino penso che sia quello che aveva il tipo, l'investigatore. E poi ci manca quello della vittoria. Boh, sarà sbagliato il conteggio oppure qualcosa non me la ricordo bene io. Anche perché sulla mappa di altre pietre non ne vedevo. Allora, bisogna andare. Una cosa, dove va il di da Falkenstein? Ora non avrò bisogno di farmi un bagno. Poi dovremmo andare a cercare scusami. Dovremmo andare a cercare qualcuno che ci venda qualche base per funzione. Allora, Vivaldi, noi abbiamo una lettera per te. Cosa ti porta qui? Una lettera. Ho un messaggio da parte di Yevin nella palude. So bene cosa vuole, Witcher. Vogliono tutti la stessa cosa. Le nane? L'oro? Già, l'oro. Ripassa più tardi, ti consegnerò la mia risposta. D'accordo. Non contare su alcuna ricompensa da parte mia. Yevin te ne ha sicuramente già promessa una. Ok, quindi più tardi devo tornare da Vivaldi. Perché ci deve far aspettare? Poi chissà perché la prostituta proprio davanti alla casa di Kalkstein. Kalkstein goloso. Ok, scendiamo al piano di sotto, che in genere lui è lì. Eccolo qua, che si stiracchia. Scusa, mi ero perso nei miei pensieri. Ti perdi sempre nei tuoi pensieri. Riguardo la torre. Sì? Vashka mi ha aiutato a individuare la carta dei tarocchi della torre che descrive come risvegliare la sentinella. Vediamo questa carta. Interessante. Molto dipende dall'interpretazione, ma credo di comprendere. Gli alchimisti sono avvantaggiati nel capire gli altri alchimisti. Wow. Illuminami. La sentinella potrà essere risvegliata soltanto vicino alla torre. Ed è lì. Inoltre dovrai usare un parafulmine. Un parafulmine. La figura ci mostra un uomo con la corona. Un riferimento a Re Herman il Pazzo? Chi era Herman il Pazzo? Herman era solito salire in cima a una torre durante le tempeste e insultare gli dèi. Una fazione avversa eseguì un colpo di stato rimuovendo il parafulmine dalla torre. Una storia davvero interessante. Avrai bisogno di un congegno che attrae e conduce i fulmini. Una solida e semplice verga di metallo. Un fabbro potrà forgiarne una a un prezzo decente. E poi che devo fare? Sì, avremo bisogno di una tempesta. Ma non ho idea di come ottenere la cooperazione di Madre Natura. Troverò il modo. Quando avrai tutto il necessario, assicura il parafulmine alla sentinella. L'energia del fulmine risveglierà il golem. E poi che altro?
Non ne ho idea, ma te la caverai. Se ucciderai il golem, potrai creare una rara pozione che ne richieda il cuore. Bello. La formula. Lo vedremo. Scusa, mi ero... Cioè, mentre che stai parlando con noi. Va bene. Riposiamoci. Che così andiamo a trovare un artigiano per il parafulmine e anche un paio di altre cose per le pozioni. Quindi abbiamo da fare un po' di compere in città. Rialziamoci. E usciamo da qui. Dov'è l'uscita? No, aspetta, siamo già al piano di sopra. Ok, ok. Stavo per tornare al piano di sotto. Allora, ci serve un fabbro e qualcuno che ci vada a... per qualcuno che ci possa portare delle basi per pozioni. Contadino. Magari lui c'ha qualche... Questo posto puzza. Che diamine è successo? Ah, ok, mi si è sbloccato. E base per pozioni di alta qualità. Questo è il liquore della ciliegia sotto spirito. Mi interessa. Agli acciarini me li tengo. Grasso di bue te lo do volentieri tutto quanto. Grasso di cane no, perché mi serviva per una missione. Polvere di diamante no, me la tengo, che mi potrebbe essere utile nello scontro finale del capitolo, perché dovremmo essere quasi alla fine del capitolo. Compriamo questa sostanza alcoliche. Grasso, unguenti, armi, vodka. Compriamoci questa vodka. Compriamoci pure questa qui. Direi che ci siamo come basi per pozioni. Ora, un fabbro dove lo possiamo andare a cercare? Se ricordo bene c'erano un paio di fabbri in giro. Per esempio... Oh, giusto, devo anche passare da Siegfried. Fabbro d'armi dell'ordine, appunto. Allora, passiamo prima da Siegfried. Anzi, passiamo da entrambi per come ci capitano. Ciao Zoltan, è un piacere vederti passeggiare per strada. A stalkerare un bambino povero. Che strano. Grazie. Me lo dicono in molti che sono strano. Ok. Fabbro dell'ordine. Sei quello di cui ha parlato Siegfried? Siegfried, il cavaliere delle foglie. Sei tu? Quella cocatrice ci ha dato problemi per un sacco di tempo. Ho sentito dire che è stato un combattimento. No, neanche tanto. Era giovane ed è morta in fretta. Cosa ti serve? Puoi creare un parafulmine? Che cosa sarebbe? Una lunga verga di metallo. Perché non l'hai detto subito? Tuttavia no. Sono un fabbro d'armi e dedico il mio tempo all'ordine. E se ti offrissi una donazione per l'ordine? Ad esempio 70 oren? Molto bene. Torna più tardi, non posso iniziare subito. Tutti che dicono torna più tardi. Ora cerchiamo di capire dov'è la postazione di Siegfried qui dentro. Allora, Siegfried... Questa è la sua postazione, ma Siegfried non c'è. Perché non c'è Siegfried? Segui la missione sulla mappa. Vediamo se magari ci indica qualche altro posto interessante. Perché Siegfried non c'è. Magari dovrò scendere di nuovo nelle fogne. Ti serve qualcosa? Tu ovviamente... È pronto il parafulmine. Sì. Ah, sì? Eccoti setta. Grazie. Mi assicurerò che venga... Cos'è questo?
Pensavo ci mettesse di più, sinceramente, che il tempo che giravo l'angolo. Sì, Egfried, dove sei? Non farti cercare. Aspettate, ogni tanto era pure al cancello della diga, è vero? Se ricordo bene. Abbastanza per questo. Ma non è questo il caso. Vediamo se è nascosto, sì, Egfried. Vediamo se è all'entrata delle fogne, altrimenti... boh, lo troverò in qualche altro momento. Anche se non so perché dovrebbe essere l'entrata delle fogne. Infatti non c'è, c'è solo un droner. Va bene. Siegfried può anche aspettare. Andiamo a vedere se qualcuno ha una risposta per noi. Qualcuno, intendo Vivaldi, ovviamente. Vivaldi, giusto? Sì. E poi direi che possiamo tornare nella palude. Quello cos'è? L'inattività di stacca. E la colpa sarà soltanto tua. Lo so, dove è? Ok. Entriamo dentro qui, Vivaldi. Hai già una risposta? Cosa ti porta qui? Hai una risposta per Yevin? Sì, eccola qui. Grazie. Sono tutti impazziti. Quindi abbiamo una risposta che praticamente penso sia un sacco d'oro. Mi si è impallato di nuovo il gioco, che si è spallato. Abbiamo ancora il liquore della nonna. Ma qual è la lettera che... cioè, ora sono curioso di sapere che cacchio di lettera gli aveva dato. Perché non l'abbiamo letta, effettivamente. Allora. Diario. Guardiamo. Oppure se c'è una tempesta naturale, anche quella non mi dispiace. Grazie. Perché tutti mi danno dello strano? Sono davvero così strano? Sì, Fred, chissà quando lo andremo a rivedere. Chissà effettivamente se nel secondo capitolo potrò tornare qui. Quali missioni ho in sospeso effettivamente prima di andare a quel gioco? Questo qui. Porta sicuro. Non capisco perché me ne mancano due. Yevin. Meno male con le missioni secondarie anche qui ho fatto. Dov'è lo zatteriere, il traghettatore? Eccolo qui. Servizio. Portami dall'altra parte. Certo che mi sono deciso. Pronto? Alla palude. Mm-hmm. Alla palude. Dove altro potevo voler andare, ragazzi? Mica mi puoi portare nella sala del tesoro della regina o del re, non so chi è che governa. Mi serve la regina assieme. Vabbè, poco importa. Abbiamo la nostra bella palude. Abbiamo Yevin, che non mi ricordo nemmeno. Ah, è vero, era qua sopra Yevin, al campo dei non umani. Che mi è benissimo di passaggio, per di più. Qui il temporale non c'era per me.
Voglio un attimino rivedere tutte quante queste cose. Obelisco qua. Santuario qua. Grotta qua. Cimitero. Golem. Falò. Torre crollata. Campo. Ma il campo dei non umani c'è per caso un puntino nero che non riesco a capire cosa sia. Se ci sia qualche cosa lì in mezzo. Comunque io devo andare prima dai druidi che sono qui, bosco dei druidi, e farmi evocare una tempesta. Poi ad affrontare il golem. Sì, qualche cosina da fare, insomma, ce l'abbiamo. Fortunatamente. Le pozioni le posso creare anche nella foresta dei druidi, se ben ricordo. Questa è quella rossa, via. Ciao. Sto di fretta, ragazzi, scusatemi. Anche perché le piante rosse che continuano a spuntare non mi piacciono per niente. Ci mettono l'idea di Dio a morire. E diciamo che non muoiono poi perché ammazzano prima me. Io comunque sono abbastanza sicuro di aver aperto tutte quante le diamine di... come si chiamano? Esploratori dell'ordine? Che ci fanno qui degli esploratori dell'ordine? E che ci fa qui Siegfried? Geralt, è bello vederti. E perché tutto... Sono qui per quell'annuncio. Sapevo che saresti stato interessato. Hai le prove dell'uccisione di 10 Drowner? Sì, eccoti le loro lingue. Aspetta, devo registrarlo. 10 Drowner. Bene, eccoti i soldi. Ma che diamine? Ah. Cos'è successo? Ho una spina di echinopse nel ginocchio, temo di non poter camminare. Stavamo cercando il cimitero del golem e qualche stolto, che il fuoco eterno illumini il buio della sua mente, stava invendo contro le zanzare e i golem quando quella maledetta pianta mi ha scagliato contro la spina. Aia. Questa ferita deve essere bendata. Non c'è tempo. Gli elfi e gli Joker si stanno per incontrare nel cimitero. Perché? Del golem. I miei ordini erano di eliminare gli Joker e gli scoiattoli in un solo colpo. A quanto pare l'esecuzione è stata rinviata. Si tratta di un ordine diretto da parte del Gran Maestro. Aiutami e ti nominerò comandante della mia unità. Non sono un soldato. Nulla accade senza un motivo. Il fuoco eterno ti ha donato onore e responsabilità. Non cominciare ad agitarti. Abbiamo davvero bisogno del tuo aiuto. Darò un'occhiata in giro. Questi si vogliono ammazzare a vicenda. Per quanto non sia una brutta persona Siegfried. Allora, druido anziano. Che c'è? Mi serve il tuo aiuto. Voi druidi potete controllare le forze della natura, vero? No, non possiamo. Al contrario, siamo noi a vivere secondo i suoi ritmi. Ma addestrate animali selvatici. Non potete invocare una tempesta? No, voglio dire sì, ma non con la forza. Beh, ho bisogno di una tempesta con tuoni e fulmini. Puoi crearne una? Potrei, ma come ti ho già detto... Vi pagherò. Consideralo un tributo per la prevenzione di un'ulteriore devastazione dell'ambiente. Facciamo 500 oren. È un po' troppo. Le cose si fanno sempre più costose e in qualche modo dobbiamo pur sopravvivere. 500 oren, d'accordo. Torna quando sarai pronto. Arrivederci. Allora, intanto non sono ancora pronto. Circolo del potere indesiderato, questo cos'era? Mm.
Ah, per il segno Irden, che ho capito, ok. Dove sto andando io? Volevo andare dagli scoiattoli a vedere se anche loro hanno una missione simile per quanto dell'ordine, perché questi qui secondo me si vogliono ammazzare a vicenda. E la cosa mi dispiace un po'. Sì che gli scoiattoli non è che siano comportati fino a mo' molto bene, eh. Siamo sinceri. Vediamo, io mi sono andato a incastrare. A parte che mi sto usando la spada sbagliata con lo stile sbagliato. E mi ero scordato anche che avevo sbloccato di recente un nuovo simbolo, ma va bene. Via, via, fate largo, fate largo! Ho detto di fare largo, non di comparire. Quante erbe sconosciute? Oddio! Ecco che inizia il veleno. Guardate quel gran danno che mi fa quel diamine di veleno. Eccolo lì, Ivan, ok. Sono tutte stronzate. No! Per fortuna che era un simbolo positivo. Ah, Witcher. Campo d'addestramento? Ci addestriamo per combattere con efficienza. Questa banda può davvero ottenere qualcosa? Può un'intera città bruciare per una piccola scintilla. Sappiamo entrambi la verità. Beh... Sì? Ho la risposta di Vivaldi. Ci manda parole, non oro. Lo sospettavo. I miei sforzi sono stati vani? Al contrario. È comunque un'informazione essenziale. Ti ha detto perché ha rifiutato? È un fautore delle riforme pacifiche. No, non è proprio per quello, ma vabbè. Credi sia questa la sua motivazione? Immagina che la nobiltà di Temeria ci restituisca le terre che ci ha strappato con la forza. Immagina se accettassero i non umani come propri pari. Sì? Questo è un campo d'addestramento. Per vediamo cosa un pochino cosa ci dice. Pensaci bene e forse lo capirai. Una rivolta contro gli umani. Non temi che io possa informare le autorità? Miriamo a vincere la guerra, non a iniziare una semplice rivolta. E perché dovrei preoccuparmi di un tuo tradimento? Gli umani non ti prenderebbero sul serio. Perché spero no? Di non dover essere coinvolto. Conoscendoti, senza dubbio ci incontreremo nel cuore della battaglia. La domanda è, da quale parte ti schiererai? Nella vostra, in particolare nei game con i mostri dei quali non ci si può fidare. Sono stato creato per proteggere gli umani dai mostri, anche da quelli che pronunciano discorsi altezzosi. La mia. La mia. In guerra è impossibile restare neutrali. Soltanto il tempo potrà dirlo. Sì? Hai qualche lavoro per me? Ti sei dimostrato abile nel muoverti nella... Ti ascolto. I cavalieri dell'Ordine della Rosa Fiammeggiante sono entrati nella palude. E questo cos'ha? Conduci l'unità al cimitero del Golem, dove gli Avkaren attendono. Se la situazione dovesse volgere al peggio, mi aspetto che tu impedisca che l'unità si disperda. Ecco. Non voglio farmi coinvolgere. Forse tornerò più tardi. Questa è una guerra, ovviamente, che vogliono farmi passare da una parte o dall'altra. Io lo sapevo. Comunque no, non mi sembra che qui ci siano degli altri monoliti nascosti. Voi combattete pure contro Droner, non vi preoccupate. Basta che mi fate riposare. No, non mi vogliono far riposare. Vediamo un altro focolare. No, nemmeno qua di là ce n'è. Ah, eccone qui uno. Vediamo se mi fanno riposare mentre che loro combattono.
Sì, perfetto. Allora, alchimia. Alchimia, pozioni, che ci serve fare? Allora, l'allocco era per la resistenza argentina. Aumenta i danni delle spade d'argento. Questo è un unguento. Bacio. Resistenza al sanguinamento. Bufera di neve. Riflessi a tempo di reazione. Potere dei segni non mi interessa. Gabbiano bianco non mi interessa. Gatto in mele bianco non mi interessa. Rampicante. Resistenza all'acido e alle pozioni che hanno l'acido come base. Aumenta la resistenza ai veleni. Rondini aumenta notevolmente la regenerazione. Ecco, qui ci servono le rondini. In abbondanza, proprio tutte quelle che possiamo fare. E queste non fanno mai male. Ah, ne potevamo fare solo due, bello. Poi, perché ne potevamo fare solo due? Ah, perché è necessaria una base alchemica migliore. E per questo abbiamo questo. Il gabbiano bianco. Che ci permette di fare la base alchemica perfettamente buona. Vedete, possiamo anche fare il filtro che non potevamo fare prima. E tuono cosa fa? Aumenta i danni inflitti ma rende più difficile schivare e parare gli attacchi. Un paio di queste le facciamo. Ma io voglio continuare a fare delle bellissime pozioni di rondine. Il rondine, bene. Per gli unguenti... No, non mi interessa questo qui in realtà. Bene, riposa. Sono tutte stronzate. Abbiamo fatto qualche pozioncina. Tra l'altro, dove le abbiamo messe? Le nostre pozioni di rondine le mettiamo qua. E la pozione del tuono le teniamo qua. E ora andiamo. Andiamo di nuovo dai druidi per poi andare ad attivare il cimitero con il golem. E poi vediamo un pochino cosa succede. Vediamo ad affrontare il golem. Il golem non mi ricordo come affrontarlo. C'era un metodo diverso da quello della spada. Ah sì, se ricordo bene dovrebbero esserci alcune pietre sul golem che dovrei poter utilizzare per, se lui è dentro il circo, se il golem è praticamente dentro il triangolo delle pietre, se ben ricordo, attivando le tre pietre avviene un tuono che attacca il golem e qualunque cosa sia all'interno di queste tre pietre. Quindi devo anche fare attenzione. Madonna, quanti morti affogati. Affogati invece di resuscitare. Andiamo a cercare di avere la nostra bella tempesta dai druidi. Druido anziano, dai. Moren. Chi è Moren? No! Basta questo simbolo, io voglio parlare. Gwynblade. Gwynblade. Cosa significa? Lupo bianco. Mi conosci? La tua fama ti precede. Ah. Potresti sapere più di me. Non ricordo niente del mio passato. Certe cose è meglio che vengano dimenticate. Ad ogni modo, mi dispiace per te. Puoi aiutarmi? Purtroppo no. Forse le mie sorelle a Brokilon potrebbero aiutarti, ma sono molto lontane da qui. Parlami di Brokilon. Brokilon è la patria delle Driadi. Ecco, una zona selvatica incontaminata dagli umani. I regni confinanti vorrebbero reclamare la foresta per sé e pertanto umani e Driadi sono sempre in guerra lungo i confini. Chi sta vincendo? I nostri arcieri non hanno uguali. Ma quanto potremo resistere contro questa forza bruta che ha reso gli umani i governatori del mondo? Mm.
Dunque sei d'accordo con gli elfi e i nani che combattono per l'indipendenza? Quei bambini da tempo hanno dimenticato il vero significato di questa lotta. Assetati di sangue e di vendetta, guidati dall'odio verso gli umani, non si accorgono quanto simili siano diventati agli umani. Noi difendiamo soltanto la nostra patria, Gwynblade, e non andiamo a ricacciare gli umani oltre il mare. Perché non cercate un compromesso con gli umani? Ah, voi prendete tutte le concessioni come debolezze e sospettate che gli atti di buona volontà siano soltanto trappole. Non accetterete mai la nostra diversità. Parlami delle vostre vite. Brokilon è la nostra patria, Itlin la nostra signora. Viviamo in armonia con la foresta, rispettando il bosco e conoscendone i segreti. Sei felice? Come gli umani, abbiamo le nostre gioie e i nostri dolori, sebbene la nostra fine sia ormai vicina. La guerra con gli umani continua e il nostro numero si riduce ogni giorno. Mentre quello degli umani invece continua ad aumentare? Parlami di Brokilon. Brokilon è la patria delle Driadi. Chi sta vivendo? I nostri... Tutto ciò è molto triste. Ma non avevamo finito. Gwynblade. Cosa ci fai qui? È un segreto, ma posso dirti che ne approfitto per venire in questo bosco di vecchi e stupendi alberi. Vabbè. Arrivederci. Mi dispiace distrarti mentre che stai non so facendo cosa. Le tempeste costano ancora 500 oren. Non un oren in meno. Madre Natura deve avere il suo margine di guadagno. Non farti beffe di ciò che è sacro. Oh, ma io in realtà volevo la tempesta. Perché mostrami la tua merce? Dammi la tempesta. Che c'è? Eccoti 500 ore. Ma non mi spingere, Viverna! La mia tempesta. Non è così facile. Non sono un comune mago che imbriglia le tempeste con l'aiuto di assurde pietre magiche. Quali pietre? Chiunque abbia una minima conoscenza della magia può attivare le tre pietre poste al cimitero del golem. Servono. È stato lui, vero, con la tempesta? Forse potrei utilizzare le pietre per risvegliare il golem. Fortunatamente quella creatura giace oltre la portata delle pietre. Fare esperimenti con le forze della natura può portare soltanto sventura. Come si attivano le pietre? Toccale con l'intenzione di attrarre una tempesta. Ma è pericoloso. Un attimo di avventatezza può costarti la vita. Farò attenzione. Arrivederci. Conosco le tue intenzioni, Witcher. E se fossi in te, mi preparerei. Crea le tue famose pozioni, perché ne avrai bisogno. Un Witcher senza pozioni è soltanto un mezzo Witcher, druido. Quindi io sono un mezzo Witcher. Allora, andiamo al cimitero del golem. Finalmente andiamo ad attivare questo piccolo e tenero golem. Il druido ci ha dato la nostra bella tempesta. Con tutti i tuoni bisogna solo... Ok, qui ci sono alcuni golem bellissimi. Questo penso che sia il golem che serve a noi. Dov'è la nostra bella verga di metallo? Parafulmine. Ta! Ecco che il golem si muove. Ringrazio del fatto che ti abbiamo ridato la vita, golem, invece di attaccarci. Comunque è un po' piccolo come... Allora, segno. Attiviamo il primo pilastro. Il secondo pilastro. E cerchiamo di attirare il golem dentro il terzo. Punto così.
E questo è uno. È abbastanza lento come golem, però dai. Uno. Due. Dentro i pilastri, golem, dentro i pilastri. Ho detto dentro, non uscirtene per i cavoli tuoi. E tre. L'abbiamo preso? Sì. Uno. Attivati. Due. Vieni, piccolo e docile golem. Non ti facciamo mica del male. Ti uccidiamo soltanto. Cuore di ossidiana del golem. Sostanza speciale. E nezza. Come Sephiroth dovremmo averceli tutti, in teoria, anche se il diario penso che non sia d'accordo. Obelisco di Netza. Andiamo a piazzare pure questo qui e poi andiamo alla torre. Dove dovremmo affrontare, se ricordo bene, l'investigatore che sappiamo che non è realmente l'investigatore. Come diamine ci arrivavo a quel punto ora? Non per di qua, perché vedo che è grigio e quindi non si può passare dalla mappa. Forse facendo così. No, pianta rossa, tu sei brutta e cattiva, non ti voglio, mi spiace. Guarda lì, danni. Oh, credo che dovevo usare il ponticello. Infatti, oh. Ma do quanti morti affogati però, ragazzi, eh? Usa il segno. Attiva l'obelisco. Il nuovo medaglione di Kraken. Cioè i Sephiroth stanno funzionando. Una volta aperta la porta della torre, Kalkstein sarà felice. Ok, quindi appunto avevamo risolto il problema così. Ora, quanti ce ne seguono di sti cosi? No, se ne stanno andando tutti per i cavoli loro. Semplice deduzione. Semplice deduzione. Non sei ansioso di scoprire la verità? Preferirei concentrarmi sul mio incarico. Devo portare qui il libro della torre. Sì, non possiamo permettere che Kalkstein ci preceda. Ci sto lavorando. Allora. Non ho capito se devo entrare qui e prendere un libro da qui dentro o dall'altra torre distrutta. Circolo del cancello dell'acqua. Un altro simbolo, penso. Segni Axi. Puoi usarlo per trasformare temporaneamente i tuoi nemici in alleati. Bello. Allora, qui abbiamo torcia, meteorite rosso, così ne abbiamo tre. Frutta secca, soldi, soldi, cibo, il libro del mago della torre. Decotto di Raffard il bianco. La vitalità è quella rossa, vero? Sì, questa mi potrebbe essere utile come pozione. Dove me l'hai messa qui? Ma noi la mettiamo qui. Polvere di diamante. Rondine. Grasso, oren, polvere da sparo. Allora, nonostante la sua follia, Alzur riuscì a ottenere risultati sorprendenti. Giunse a conclusione che, una volta preso come animare l'energia, avrebbe potuto animare anche la materia prima di vita. Secondo Alzur, un golem poteva funzionare solo se dotato di un potere vivente che imitasse uno spirito divino, una sorta di anima. Il mago non aveva alcuna possibilità di completare la sua ricerca, ma i suoi esperimenti lo portarono a scoprire i segreti del tuono e dello scudo. Alzur riuscì a evocare un fulmine vivente in grado di localizzare e seguire il proprio bersaglio, e uno scudo vivente in grado di rilasciare il fulmine,
Gli sciocchi avrebbero considerato le sue scoperte come semplici armi più potenti del V di Maribor o dell'ingobile Koschei. Tuttavia, io posso dire che il tono di azzurro rappresenta un altro passo avanti verso la creazione dell'essere perfetto. Wow! La torcia non ci serve. E ora beviamo la pozioncina del rondine, perché sono con la vita un pochino già calata. E mo credo che siano cavoli. Non vuoi scoprire la verità? Più di quanto tu creda. Soltanto una domanda. Ah, così non lo affrontiamo. Quando ti è venuta l'idea di assumere l'aspetto di Raymond? L'idea me l'hai data tu, naturalmente. Si stava avvicinando troppo alla verità. Sarei stato uno sciocco a non sfruttare una simile situazione. E non hai pensato che ti avrebbe posto faccia a faccia con un Witcher? Beh, sarei uno sciocco a non sfruttare una simile situazione. Basta chiacchiere. Ora, gentilmente, conducimi dove hai nascosto gli oggetti rubati a Kaer Morhen. No! Non iniziamo così male. Che diamine... Ah, questo dolore. Fatti sconfiggere, Ifrit. Fatti sconfiggere. Tra l'altro Ifrit dovrebbe essere uno spirito del fuoco, no? E continua a farmi dolore. Quanta roba stai evocando? Sono ai tuoi ordini, padrone. Ascolto e obbedisco come fai. Vedi, Witcher, c'è troppa acqua qui perché Azar si senta tranquillo. Maghi del ha bisogno di me per il lavoro bagnato. Due vermi con una pietra. Due vermi con una pietra. Ora facciamo la figura. Ah, qui però mi sa che... La prima cosa... Eliminiamo il professore. Se ci riusciamo. Perché non sembra che siamo proprio nelle condizioni. Ma perché sei con lo stile veloce, Witcher? Io non ho alcuna speranza, diamine. Certo che tutti quanti qua ci mettono un po' a morire. Che diamine? Brutto stolto! Sei lasciato battere dal Witch! Silenzio! Torniamo alle basi del quartiere mercantile. Presto, prima che si prenda. Ti rivedremo, mostro! Quindi non ci non ci credo. Tutti capirono che la battaglia nella palude vicino a Visima era l'inizio di ciò che avrebbe stravolto Temeria. Le fazioni avvertirono l'imminente conflitto, ansiose di affrontare il nemico. I consueti scontri tra pattuglie sfociarono in battaglie regolari. Guidati da una fede incrollabile, i cavalieri dell'ordine dimostrarono superiorità e uscirono vincitori. Gli Scoia'tael appresero che la libertà si conquista solo versando sangue, il loro e quello dei nemici. Azar mi escluse dalla battaglia. Quando Triss mi svegliò, dinanzi ai miei occhi, vi era una distesa di cadaveri. Questa fu l'ultima volta in cui riuscì a non schierarmi. Vedremo. Ma da come ha presentato
il tutto, penso che siamo alla fine del capitolo e all'inizio del successivo. Quindi caricamento in corso, vediamo un pochino la sequenza che ci sarà sicuramente. Perché c'è sempre una sequenza inizio capitolo, dai. Ti sbagli, l'ho in pugno. E non soltanto lui, tutti quanti. Mi spiace che Foltest sia via, ma sono sicura che ti occuperai tu del consiglio del re. Mi pare di capire che tu abbia risolto anche quei problemi con Luvarden. Sì, gli ho fatto una proposta e lui ha accettato. Con chi sta parlando? I suoi superiori volevano prendere un'iniziativa simile, ma li abbiamo battuti sul tempo. Ah, gli uomini, sono soltanto chiacchiere. Vogliono sempre prendere l'iniziativa. A proposito, come va con il tuo Witcher? Penso di riuscire a convincerlo. Non esagerare. Geralt è perspicace e unico. Lo so. Ora devo tornare. Ti contatterò ancora quando sarà finito. Chi è questo? Non lasciare che lui ci rintuisca cosa gli nascondi. Triss? Non dovresti alzarti così presto. Devo controllare che tu ti sia ripreso completamente. Controllare? Non preoccuparti. Non farà male. Se la stanno spassando, vero? Sei in ottima forma. È merito di quell'insolito metabolismo dei Witcher. Se la sono spassata, Triss, vero? Come ho fatto ad arrivare qui? Una coincidenza. Sono incappata in una falsa pista messa a punto da Kalkstein. Mi hai trovato nella palude? Che sta succedendo? Non ne ho idea. L'alchimista sta ancora esaminando la solida pietra. Ma le anomalie maggiori sono qui a visina. Anomalie magiche? Sì, e mi serve il tuo aiuto. Ma torniamo alla tua salute. Che diamine? Pensavo avessi detto che ero in ottima forma. Fisicamente è tutto a posto. È la tua mente che mi preoccupa. Spiegati meglio. Dovevo leggere i tuoi pensieri per sapere quale tipo di veleno ti aveva colpito questa volta. Sono certo che hai letto anche altro. I tuoi pensieri erano piuttosto intensi. Puoi annullare la mia amnesia? Dubito che qualcuno possa, ma c'è una piccola possibilità. Una piccola possibilità di cosa? Di riuscirci a La creazione di una personalità stabile potrebbe aiutarti. Ovvero? Geralt, per favore, è qualcosa di importante. E allora fatti capire. Ma evita i paroloni scientifici. Schierati di fronte ai problemi del mondo. Non importa quale posizione tu prenda, ma scegline una. Una forte identità potrebbe aiutarti a recuperare la memoria. Dimmi cosa hai visto. No. Voglio che tu decida da solo chi essere, senza guardarti indietro. Non dovrei interessarmi al passato. Esatto. Col tempo i tuoi ricordi torneranno da soli. Vedremo. Geralt? Che mi dici delle anomalie magiche? Possono essere la causa del vero male. L'ultima volta che ho sentito qualcosa del genere, tu e una maga stavate giocando con un genio. Mezza città venne distrutta e l'equilibrio venne sconvolto. Non ricordo nulla. Questi sono dei sensori magici. Piazzali in giro per Visima. Ci aiuteranno a localizzare la fonte del male. Qui le cose si fanno serie. Ma certo, me ne occuperò io. Sempre pronto ad aiutarmi. Siamo amici, no? C'è una cavità in un muro del quartiere mercantile, vicino al municipio. Piazza il secondo nel quartiere del Tempio, vicino all'ingresso delle fogne. E il terzo nel cimitero di Visima. Ah, la triangolazione è il metodo più efficace in questi casi. Con chi stavi parlando attraverso lo specchio? Mi hai sentito? Oh, affari da maga, niente di importante. Mi sembrava qualcosa di serio. Ho dovuto fare diverse promesse per quelle informazioni su Salamandra. Tuttavia, fidati di me. Cosa ci fai qui? Difficile. Quando voi uomini giocavate a darvi la caccia dappertutto. Cosa che si è dimostrata efficace. Beh, ho deciso di cercare Salamandra usando dei metodi non convenzionali. Qualche risultato? Ottimi risultati. Li conoscerai. Ecco, questa non ci dice mai niente. Perché non ora? Per ottenere queste informazioni, ho dovuto accettare di non rivelarle. Ah, però. Pazienza. Perché non ci dicono mai niente? Quasi dimenticavo. Cosa? Luvarden, un potente mercante, vuole vederti. Spesso tiene ricchi banchetti alla taverna Nuova Narakort. Non mi piacciono i banchetti. Neanche a me. Ci saranno molte persone importanti. Cioè, in realtà sì, ma non con la gente. Inclusa la principessa Adda, che hai liberato dalla maledizione. A quanto pare è un po' ossessionata. Principessa Adda? Forse. Ci sarò anch'io. No. Mi hai convinto. Alle 6 stasera.
Eccoti il lascia passare che ti rende ufficialmente. Sì, siamo abitanti del quartiere mercantile. Lascia passare? Oltre alla quarantena, le autorità hanno imposto la legge marziale. Pure. Come ho fatto a non accorgermene? Copre solo il quartiere mercantile in cui non sei entrato. Cosa ha a che fare con i lascia passare? Soltanto i residenti del quartiere possono muoversi liberamente. Io ho una casa qui, perciò sono riuscita a ottenere un lascia passare. Che mi dici del mio? Ti ho registrato come residente a casa mia. Bello. Ho mentito, naturalmente. Ricordi quei discorsi sull'identità? Ma certo. Qualche progresso? Ci sto ancora riflettendo. Geralt? Che mi dici dei lascia passare? Col Geralt era un po'... Vabbè. Ah, ma questo ce l'abbiamo già detto, dai. Come ho fatto? Cosa? Arrivederci. Allora, ragazzi, andiamo a trafugare nel baule. Abbiamo maghe e maghi. Che non posso prendere perché non ho abbastanza spazio. Usiamo una... Non posso posare la roba nei bauli? Va bene. Scala per il primo piano. Teletrasporto da Triss. Pure questo abbiamo. Resto qui, guarda. Non voglio andare da nessuna parte. Non sapevo che avesse dei teletrasporti. Comunque, ragazzi, abbiamo finito assieme il primo capitolo. Quindi abbiamo trovato la torre, siamo entrati nella torre. A proposito, ma il libro ce l'hanno fregato o ce l'abbiamo ancora con noi? Oh no, il libro ce l'hanno fregato. Perché ci ha dato... Ah no, questo è un cristallo di teletrasporto. Ok, ragazzi, io direi... per oggi abbiamo finito il nostro let's play di The Witcher. Mi raccomando, vi aspetto ancora domani con il let's play di Mass Effect 2. E continuo ad aspettarvi anche cercando di riprendere un po' i ritmi. Sono stato un po' male, quindi qualche episodio l'ho saltato, soprattutto quelli di DayZ, e da un pezzo che non li sto giocando dovrei appunto recuperarli. Comunque, mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, perché vi aspettano numerosissime serie di interessanza, interessantissime. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi e commentate, ragazzi. Mi fa sempre piacere leggere qualche commento di qualsiasi tipo esso sia. Quindi, ragazzi, alla prossima, a domani, qui da Kister, ciao ciao!